vicino al calciomercato invernale, abbiamo bisogno di un attaccante. Nello scorso episodio abbiamo provato a prendere Colomuani. Io provo a fare una piccola trattativa provando ad offrire Giroud più magari direi una trentina di milioni. Diciamo che sarà difficile prenderlo, dovremo cercare di piazzare qualche giocatore, di insomma trovare il modo. Vi avevo chiesto di consigliarmi qualche giocatore, mi avete fatto qualche nome interessante, come quello per esempio di Adeyemi, che tra l'altro ha fatto un gol clamoroso una settimana fa nella Champions League, ed è un giocatore in realtà molto interessante, ma secondo me un po' poco realistico, visto che al Borussia sta facendo molto bene, gioca titolare ed è arrivato da poco. Un altro talento molto interessante è Sesko del Salisburgo, anche se pure lui in realtà ha firmato con il Lipsia per il 2023. Un altro del Salisburgo che mi avete consigliato in più di uno è Okafor, che in realtà potrebbe giocare anche come ale, molto veloce, ma andrà al Lione a inizio mercato. E vi dico la verità, sinceramente tra tutti questi nomi quello che mi ispira di più è Colomuani. Non l'ho mai utilizzato, è stato collegato al Milan e secondo me è l'attaccante più pronto per fare il titolare nel nostro attacco. Abbiamo un tesoretto importante, 60 milioni, grazie anche a tante cessioni che abbiamo fatto nel mercato estivo. Tra l'altro abbiamo anche Giroud che stiamo cercando di vendere. Voglio puntare comunque su Ibra quest'anno, ma se dovessimo prendere un altro attaccante avrei qualcuno di un po' più forte da ruotare con lui. Abbiamo comunque Origi, che nello scorso episodio ha fatto una rovesciata clamorosa. Palla girata da parte di Tonali per Calabria, che è passato molto bene. Sale Makers, attenzione ad Origi, prova la rovesciata! Mamma mia, che golazzo di Origi! Credo il suo primo gol almeno nelle partite giocate. E sfrutta l'occasione, Mister Yasuo lancia in campo e fa il gol sicuramente più bello finora di questa stagione. Mamma mia, che gran gol, che assist anche di Sale Makers. Bella connessione belga, ma questo è un gol veramente clamoroso. Perciò sinceramente proverei a vendere Giroud, che comunque sta decrescendo, vale 10 milioni e mezzo. Io direi di metterlo in vendita, visto che a gennaio andrà in scadenza di contratto e quindi non potremo più monetizzare la sua cessione. Al massimo in quel caso potremmo pensare di rinnovare il contratto in modo da ricevere delle offerte. Ora avremo due partite molto agevoli per chiudere il 2022 e arrivare al mese di gennaio. Prima però direi di chiamare in prima squadra un paio di giocatori tra quelli che mi avete consigliato di più nei commenti, come vi avevo chiesto, e direi che il nuovo Kakà assolutamente lo chiamiamo in prima squadra. E l'altro giocatore che mi avete consigliato è Sorrentino, e sono d'accordo con voi. Fernando Miranda ci ha trovato due talenti brasiliani interessanti, questo Correa che vale quasi un milioncino, mentre quest'altro comunque mezzo milione, c'ha 16 anni. Simuliamo contro l'Empoli, finisce 2-1, Ibra e Leao. Vingiamo in scioltezza anche contro il Monza con una tripletta di Rafa. Non ci speravo più, ma il 31 dicembre ci arriva un'offerta dal Bilbao per Giroud, e questa offerta non posso rifiutare, è diventata anche un 79. È arrivata un'altra offerta dal Siviglia per un precontratto. Ho paura che a questo punto ha già rifiutato il Bilbao, comunque l'offerta è scaduta tra virgolette. No, in realtà sta trattando, mi sa, anche con il Bilbao, e dobbiamo vedere lui che accetterà, perché se accetta il Siviglia siamo inculati. Ora affronteremo il Napoli, che si trova al sesto posto, una sfida importantissima per la lotta a scudetto. Bobega allarga benissimo per Calabria, proviamo il cross in mezzo, bello per Rafa, sempre posizionato in modo giusto, segna il gol dell'1-0. Vara la stoppa sempre molto bene, la sua mattonella. Calabria ancora una volta saltato, Osimhen se l'alza, prova l'acrobazia, un po' esagerato. Calabria porta avanti il pallone, un motorino verso Ibra che lotta con Juan Jesus, alla meglio il brasiliano. Tonali, ah, non riesce a bloccare. Occhio a Kvara, Kier non è forse il giocatore migliore, prova ad aiutare anche Tomori, sbaglia qua Kvara, forse un eccesso di altruismo. Ripartiamo noi con Calabria di tacco, molto bene per Sandrino, porta avanti il pallone, Anghissà sta arrivando su di lui, il pallone però arriva in qualche modo su Ziyech, che salta molto bene Anghissà. Occhio ancora a noi, bello il pallone per CDK che segna il 2-0. Due occasioni, due gol, siamo infallibili sotto porta. Prova a ripartire il Napoli, a riaprire la partita. Noi però stiamo giocando veramente benissimo, con tanta precisione, e stiamo attenti. Ancora noi, attenzione ancora CDK, ce l'ha, prova a uscire il portiere, ha provato il pallonetto, la grande giocata. CDK lo vedo bello caldo. Occhio ancora al Napoli, bravissimo Pobega, sta facendo una partita di grande quantità, non tanta qualità per lui, ma quella diciamo che ce l'ha Sandrino. Perdiamo però un brutto pallone, attenzione a loro. Palla lunga per Kvara, Kier prova ad aiutare il
il compagno. Ancora Kvara, colpo di tacco. Demme addirittura. Demme, mamma mia, gran parata di Magnan. Calabria, Ziyech con una finta. Può servire adesso De Ketelaere, che la tocca subito per Sandrino Tonali. C'è Rafa sul secondo palo. Chiude bene Berezinski. Chucky Lozano, bravissimo anche Teo, che si è visto poco in questa partita, ma tutti stanno giocando bene in generale in questa stagione, che potrebbe andare molto bene. Chiudiamo questa partita. CDK ha provato la rabona. Se usciva questo gol, potevamo chiudere la partita. Il Napoli ancora ci spera. Cerchiamo di mantenere la rete inviolata. Bravissimo Tomori, monumentale. Origi di tacco addirittura per Rafa. Ora il Milan non solo vince, ma gioca anche bene. Grandissima vittoria sul Napoli. Li teniamo al sesto posto, forse anche più in basso, ma vinciamo una grandissima partita per lo scudetto. E se ne va Giroud, però non sappiamo dove. Attenzione, secondo voi dove? Al Siviglia o all'Athletic Bilbao? Stoppate e commentate in questo momento. E se ancora avete messo il mi piace, mettetelo. Ma dite secondo voi se va al Siviglia o all'Athletic. Mi raccomando, non barate. Comunque un addio che non avrei voluto fare, ma ragazzi, tra tutti gli attaccanti che avevamo e con le opportunità che possiamo avere, era da dare via. Ora però incrociamo le dita e vediamo dove avrà deciso di firmare, se al Siviglia o all'Athletic Bilbao. E mi fanno vedere che Afonso Santos è andato al Colonia, l'ho mandato in prestito per 6 mesi, ma io voglio vedere Giroud. Speriamo che me lo facciano vedere mo. Eccolo all'Athletic Bilbao. Grazie Olivier, ti amo ancora di più. Provo a fare un altro tentativo con l'Eintracht per Colomuani, che vale tanto, 44 milioni, non sarà facile. Potremmo anche provare a fare una furbata, ossia mettere dentro Ante Rebic, il suo cartellino. Un giocatore ex Eintracht, da me non sta trovando tanto spazio, ha avuto anche un infortunio, è tornato veramente da poco. Voglio Ante Rebic più 41 milioni e il 10%, una cifra veramente altissima, però possiamo trattare. Magari il 10% lo posso anche tenere, vediamo di scendere a 32 milioni, 34,3, molto molto buono. Possiamo chiudere magari a 32,5, sarebbe una buonissima cifra. Hanno accettato e quindi ragazzi andiamo a firmare con Colomuani e prendiamoci il grande attaccante. E arriva Milanello, Randall Colomuani, si prende già la numero 9, quindi speriamo che la maledizione della numero 9 non ritorni. Vediamo la valutazione del prezzo. Ah, assolutamente sì. Comunque abbiamo dato Ante, che mi dispiace tanto, abbiamo perso Ante e Giroud, ma secondo me ne vale veramente la pena. E direi che il confronto sull'esagono è veramente significativo, ma è una bella cosa perché adesso abbiamo due tipologie di attaccante completamente diverse. Ora affronteremo la Roma, avremo subito l'occasione di provare Colomuani. Occhio subito a loro con Dybala, sono partiti belli caldi. Karsdorp va dietro da Wijnaldum, che almeno qua lo vediamo in campo. Mamma mia, giocata di Dybala, traversa. Mamma mia Paolo, quanto mi piacerebbe averti in squadra. Ma noi comunque abbiamo CDK, abbiamo anche Hakim, possiamo attaccare. Ziyech, il mago marocchino, mamma mia, porta avanti il pallone d'Este, può andare in mezzo da CDK, si gira, tocca molto bene per Ibra, che forse ha perso l'attimo. Zaniolo fuori, se la porta sul destro, nel suo piede deviazione, bravissimo Mike Maignan. No, l'ho regalata, occhio ancora Zaniolo, arriva il gol di Dybala. Che palle, gli ho regalato il gol. Bravissimo Tonali, ha recuperato un buon pallone. Rafa, mi serve una tua giocata. L'alza per De Ketelaere. Bella giocata di Charles, la mette anche in mezzo. Ibra non riesce a rovesciare. Attacchiamo noi con destro, andiamo al cross. Ziyech la stoppa male, ma attenzione che il loro difensore sbaglia tutto. Ziyech va verso la porta, non tira, ma chi, Rafa è stato chiuso. Finora una partita strana in cui non stiamo avendo profondità. Direi che è il momento di mettere dentro Colomuani. Rafa Leao dentro da Vranch, porta avanti il pallone. Vranch, c'è spazio, prova il tiro, traversa, che stava per combinare Aster. Lancio lungo di Højbjerg, sbagliato completamente. C'è Serginho Dest, eccolo qua Colomuani, il primo pallone toccato per lui, viene a raccordare, allarga poi su Dest, subito per Hakim Ziyech. Può servire Charles, mamma mia Charles, che giocata, va con l'esterno, ancora Charles, già il secondo gol in due partite, grandissimo CDK. Esce Wijnaldum, entra Cristante per loro, arrivano anche dei cambi per noi, entrano ben 4 giocatori, Brahim Salemakers, Povega e Calabria, per cercare di dare energie fresche e vincere la partita. Sale Zalewski, non riesco a prendere sto pallone. Zaniolo col destro, che botta, grande Maignan. Smoldini da dietro, siamo l'89esimo, tengono il pallone, tornano dietro, guardate che pressing dei nostri, perdono il pallone, attenzione Brahim, palla per Colomuani.
Cavani va con l'assist, no, leggermente lunga per Rafa. Non sfruttiamo l'occasione, fischia l'arbitro, pareggiamo con la Roma all'Olimpico. Stavo dando un'occhiata alla rosa, soprattutto alle riserve, e secondo me un colpetto potremmo aver bisogno di farlo, o comunque di numero un giocatore ci serve. Più che altro in prestito abbiamo un po' di giocatori. Sorrentino tra l'altro l'ho mandato al Lens, abbiamo Vasquez che ho mandato al River Plate, Parisi, Adli li abbiamo mandati noi, ma in generale abbiamo qualche talento, anche Gabbio l'ho mandato per la difesa al Rennes. Abbiamo 36 milioni, non li spenderò ovviamente tutti, vorrei prendere uno che sia massimo 75 di overall, però molto giovane da far crescere. Consigliatemi qua sotto nei commenti qualcuno che potrebbe fare al caso nostro. Ora avremo un altro scontro diretto per lo scudetto contro la Juventus, a meno 2 da noi, una partita fondamentale anche questa per rimanere in vetta alla classifica. Tra l'altro si tratta anche del ritorno in campo di Bennacer, ma anche la prima da titolare per Colomoni, che attenzione allarga subito per Rafa, può andare verso la porta, tira fuori, andrà Ottavio dalla bandierina sul primo palo. Bennacer ci arriva in qualche modo su Pogba, occhio ancora loro, Vlahovic col destro, bravo Mike, va sempre il brasiliano, questa volta corta per Locatelli, fuori da Bonucci che non ha un buonissimo tiro, infatti va da Pogba che c'ha spazio, gran gol, palo gol, segna ancora anche la gara di ritorno, ancora Pogba, CDK, serve Colomoni che deve entrare nel vivo del gioco, Teo Hernandez terza, tocca per Colomoni verso Sandro Tonali col destro alta sopra la traversa, inizia molto forte il secondo tempo della Juve, Milik non riusciamo a chiudere, mamma che gran palla, fuori Rabiot in mezzo, come gioca bene la Juve, la squadra più difficile da affrontare in questa serie, ancora loro, gran gol di Cuadrado, sono instoppabili, 2-0 per la Juve, veramente peccato. Arrivano anche dei cambi dentro Ibre, Selemakers, ho provato a mettere un 4-4-2 con la doppia punta, Dusan Vlahovic di tacco, che finezza, ancora Chiesa, non riesco a recuperare sta palla, ma guarda te, bravissimo Maignan, destra appena entrato, Selemakers subito per Sandrino Tonali, porta avanti sta palla Sandro, vai Sandro, chiede la palla a Colomoni, viene servito, vai Colomoni, fammi una bella giocata, mamma mia, esce fuori, non un bel esordio anche a San Siro per lui, chiude in attacco la Juve con Cuadrado, occhio a non subire il terzo, palla ancora per loro, le prendono tutte, bravo Maignan, purtroppo fischia l'arbitro, finisce qua, perdiamo 2-0 contro la Juve, e con questo 2-0 non solo la Juve ci scavalca, ma scendiamo addirittura al terzo posto, ma avremo la possibilità di vincere il primo trofeo nel derby in Arabia Saudita contro l'Inter, che però giocheremo nel prossimo episodio. Grazie per essere arrivati fino a questo punto del video, mi raccomando, arriviamo a 1000 mi piace per il prossimo episodio, iscrivetevi, attivate la campanellina, qua a schermo vi lascio anche altri video che potrebbero piacervi, e niente, direi che vi saluto, ciao a tutti dal vostro Yas.